Mercoledì 3 settembre alle 21:15 nella chiesa di Sant'Agostino a Siena si conclude la sesta edizione del Chigiana International Festival and Summer Academy, un festival che abbiamo chiamato Our Sounds, vale a dire i nostri suoni, un festival importante, particolarmente importante. Perché quest'anno è stato un anno diverso, l'anno in cui abbiamo dovuto confrontarci con la diffusione del Covid-19, una terribile emergenza sanitaria che per molto tempo ha messo in forse la possibilità di realizzare tutte le attività di quest'estate. Noi però dell'Accademia Chigiana siamo stati tenacemente attivi per preparare quello che per noi era forse l'occasione più importante in questo momento, quindi realizzare l'Accademia estiva e il nostro Festival internazionale, e ci siamo riusciti. Tutta l'Accademia è stata realizzata, i corsi hanno registrato persino un incremento degli allievi e poi il Festival internazionale, un festival che quest'anno ha visto oltre 20 concerti nei luoghi istituzionali come per esempio la Chiesa di Sant'Agostino, ma anche in spazi nuovi come per esempio Piazza del Duomo, una piazza che abbiamo conquistato con il concerto di inaugurazione, e poi nella vicina Piazza Jacopo della Quercia abbiamo realizzato importanti concerti e l'opera La Serva Padrona con la collaborazione di due grandissimi musicisti quali il maestro Daniele Gatti e il maestro William Matteuzzi, docenti all'Accademia Chigiana. Accademia Chigiana, che è da sempre il fulcro, il motore pulsante del festival. Infatti quello che noi ascoltiamo nei concerti comincia nelle classi di Palazzo Chigi Saracini, quei luoghi magici dove vengono i migliori giovani musicisti di tutto il mondo per studiare e perfezionarsi e diventare quelli che saranno i protagonisti dei palcoscenici del futuro. Mercoledì 3 settembre quindi si conclude quello che è stato questo meraviglioso festival Our Sounds. Alle ore 21:15 nella chiesa di Sant'Agostino il grande protagonista sarà Goran Farkas con il suo trio, e le melodie straordinarie che pochi hanno potuto ascoltare fino ad ora della zona dell'Istria, quindi l'area balcanica. Sono melodie che fanno parte del contesto geografico del nostro paese, ma che sono però così diverse, così originali, così particolari e così importanti anche per la nostra cultura. Sarà un'occasione unica ascoltare il trio di Goran Farkas per un concerto che ci porta anche verso luoghi musicali, verso influenze musicali particolari e inedite. Un concerto, quello di Goran Farkas, che ci fa capire anche come il Festival dell'Accademia Chigiana è un'occasione unica per conoscere musiche diverse. Siamo andati dalla grande tradizione sinfonica del Romanticismo all'opera lirica del Settecento napoletano, per passare poi durante il Festival a esplorare la musica del Medioevo con i Micrologus, e concluderemo appunto con la grande tradizione della musica della
regione istriana. Goran Farkas con il suo trio alle 21.15 il 3 settembre nella chiesa di Sant'Agostino. Non mancate, vi aspettiamo.